Premio Tenco 2024, Francesco Tricarico, tu sarai l'ospite speciale per tutte e tre le sere, una cosa mai vista, quindi insomma sei ingordo addirittura, non una sera, non due, ma tutte e tre, quindi che cosa porterai per riempire ben tre serate? È un grande onore essere presente, è la prima volta che partecipo al Tenco, poi essendo il 50° anniversario è ancora più bello esserci. Sarò ospite, come hai detto, tutte e tre le sere, questo mi lusinga, e porterò tre brani molto belli, secondo me, e particolari, e spero che piacciano a chi ascolterà, per cui porterò tre canzoni mie. Canzoni che stai portando in giro in tour, tra l'altro, quindi raccontaci un po' di prossime date, raccontaci anche come sta rispondendo il pubblico a questo tuo tour fatto poi di brani singoli, no? Perché l'album non lo vuoi fare, stai pubblicando dei singoli, quindi parleremo anche di questo poi. Sì, si gira sempre, c'è un calendario sempre aperto, si va in piccoli teatri, si va in club, si va in giro, si suona. La risposta è sempre molto bella, perché comunque la canzone d'autore che alla fine faccio è sempre viva, la gente è sempre molto partecipe, per cui sono sempre molto contento. Io giro sempre col mio pianista, di essere in luoghi sempre molto diversi, ed è sempre una meraviglia suonare dal vivo. Questa scelta di un po' ritorno alle origini della musica, quindi di non voler pubblicare un album ma continuare a sfornare singoli? Forse è nata così anche la discografia negli anni 60, e precedentemente la musica viveva di attimi. L'idea di portare singoli è, trovo che i tempi siano molto diversi, i social e tutto il resto, per cui fare un album vuol dire tante volte buttarlo via, per cui è importante fare singoli, vedere che cosa accade, che segno lasciano, e eventualmente in un futuro raccogliere ciò che questi singoli, se hanno seminato, meritino o no di essere raccolti. Ma è un pensiero che al momento non mi interessa. L'importante è far uscire canzoni in questo momento così delicato, così difficile per tanti aspetti. Ma invece districarsi in una musica che è cambiata, per chi fa canzone d'autore, mentre adesso in Italia ormai il rap, trap hanno preso piede, quindi è una difficoltà particolare, cioè come ci si riesce a districare in un percorso che è diventato ad ostacoli per chi cerca di fare musica di qualità? Sì, è come se mancasse fondamentalmente una cultura di ciò che è stata il nostro patrimonio da Monteverdi, dal Cinquecento, ciò che ha fatto l'Italia nella storia della musica, come se tutto si stesse perdendo. Per cui io penso che la musica e la storia della musica andrebbe insegnata nelle scuole, in modo che poi i giovani possano avere i mezzi per valutare ciò che sta accadendo. Districarsi in questo momento è estremamente difficile, perché c'è tutto un sistema, un algoritmo che porta ad esaltare determinate tipologie di musica. Però trovo anche che ci sarà l'animo umano sia sempre assetato di verità, di spiritualità, di contenuti che non ci sono più, e che nella musica d'autore ci sono, ma in questo momento si vorrebbe far finta non esistessero, e non esistesse neanche lo spirito umano. Per cui io penso che ci sia da resistere a un momento così. È difficile muoversi, ma ci sono poi tante energie che ritrovano in questo modo, in questa un bisogno fondamentale come l'aria. E per chiudere, visto che siamo ormai a ottobre, Sanremo è imminente, tu hai presentato o presenterai il tuo brano, oppure al momento non sei interessato? No, Sanremo non dico niente. Scaramantico. È un grande festival della canzone italiana. Allora, quindi dacci l'appuntamento per i premi Tenco, per la tre giorni dei premi Tenco. L'appuntamento sarà il 17, 18 e 19 per la 50° edizione delle targhe dei premi Tenco. Siateci. Grazie e complimenti, speriamo che poi al più presto tu possa tornare in veste di premiato. Ma per me è già un grande, va bene così come ospite. Grazie e complimenti. Grazie.